Ciao, ti do il benvenuto sul canale. Io sono Damiana e in questo video ti propongo una pratica che ha una qualità radicante e pacificante. È perfetta per accompagnarci nella stagione invernale in cui la natura un po' ce lo suggerisce, c'è un progressivo rivolgersi all'interno per riportarci all'essenziale, un momento di raccoglimento delle forze vitali per rigenerarci e far spazio ai semi del cambiamento. Mi porto sul tappetino e scendo lentamente a terra. Posso trattenere con le mani la testa in modo da stendere bene la nuca. Mi stendo le gambe a terra e delicatamente appoggio l'osso occipitale a terra. Il mento è leggermente rientrato, tutto il corpo disteso, allungo le braccia ai lati del busto. Se voglio, chiudo gli occhi. Mi consapevolezza scivola nel corpo attraverso il respiro. Inizio a sentire l'aria scorrere attraverso le narici e raggiungere i polmoni, l'addome. Un flusso leggero e gentile che calma e rigenera allo stesso tempo. Permetto al respiro di riportarmi al momento presente, al qui ed ora. Gradualmente sciolgo la posizione, piego le ginocchia, appoggio le piante dei piedi a terra, divarico leggermente le braccia, inspiro ed espirando lascio cadere le gambe lateralmente. Torno in centro, inspiro, espirando lascio cadere le ginocchia sull'altro lato. Di nuovo inspiro in centro, espiro, scendo con le ginocchia. Inspiro centro, espiro, lascio cadere lateralmente. E continuo con questo movimento dolce, vado a ritmo con il mio respiro, inizio quindi a far coincidere il movimento del corpo al mio respiro. E nel mentre sento che si sta attivando la muscolatura, sento l'azione sul bacino, sento l'azione sulla schiena. Mi ancora un paio di movimenti per lato.
Poi mi fermo in centro, inspirando, espirando, riporto le braccia ai lati del corpo, distendo la gamba destra e con un'inspirazione sollevo la gamba cercando di mantenerla distesa verso l'alto, trattengo per un istante e poi lentamente espirando faccio scendere la gamba senza toccare con il piede a terra. E di nuovo inspiro, sollevo la gamba, cerco di portarla perpendicolare a terra, trattengo per un attimo, espiro, lascio scendere lentamente con controllo la gamba. Inspiro, sollevo la gamba, sento l'attivazione dell'addome, spingo bene la zona lombare a terra ed espirando ritorno con la gamba giù. Ripeto questo movimento per altre due volte, mi muovo con lentezza e cerco di sentire davvero l'attivazione dell'addome mentre sollevo e scendo con la gamba. Mi ricordo di premere bene la zona lombare a terra. Espiro, faccio scendere la gamba e poi inspiro, porto il ginocchio verso il petto ed espirando riappoggio la pianta del piede destro a terra. Vado a ripetere la stessa cosa con la gamba sinistra, quindi la stendo in avanti, inspiro, sollevo la gamba verso l'alto, trattengo per un attimo. Espiro, scendo, senza toccare con il piede a terra. Di nuovo inspiro, sollevo la gamba, trattengo per un attimo, spingo bene la zona lombare a terra e poi espiro e faccio scendere lentamente la gamba. Ripeto il movimento per altre tre volte. E cerco di far coincidere il movimento della gamba con la durata del mio respiro. Quindi inspiro per tutto il sollevamento della gamba, trattengo per un attimo, spingo bene la zona lombare a terra, espiro lentamente per tutta la discesa della gamba. L'ultima volta. Poi tiro il ginocchio verso il petto, inspiro ed espirando appoggio la pianta del piede sinistro a terra. Un bel respiro qui. Distendo entrambe le gambe. E con la prossima inspirazione porto il ginocchio destro al petto. Espirando afferro con le mani il ginocchio, sollevo la testa e le spalle, porto la fronte al ginocchio. Trattengo per un respiro. E poi inspiro, riappoggio la testa a terra, espirando stendo di nuovo la gamba, braccia lungo il corpo. Vado a ripetere questo movimento. Piego il ginocchio destro, inspiro, espirando trattengo il ginocchio, sollevo la testa, porto la fronte al ginocchio, faccio un bel respiro qui, mantenendo la posizione. E poi inspiro, riappoggio la testa a terra ed espiro, lascio andare la gamba. Ancora una volta, inspiro, ginocchio al petto, espiro, fronte al ginocchio. Trattengo un respiro
E poi questa volta inspirando appoggio la testa a terra, espirando accavallo la gamba destra alla sinistra. Ruoto sul fianco sinistro e piego un pochino il ginocchio della gamba distesa per far passare il piede destro sotto. Le braccia sono lungo il corpo, è una posizione di torsione. Sento il fianco destro sollevato, il fianco sinistro al suolo. Respiro qui. Lentamente scivolo per ritornare in centro, aggiusto bene la posizione del bacino e torno con le gambe distese a terra. Porto il ginocchio sinistro al petto e come prima inspiro ed espirando porto la fronte al ginocchio. Trattengo un bel respiro qui nella posizione. E poi inspiro testa a terra e espirando la gamba si distende. Di nuovo inspiro ginocchio sinistro al petto. Espiro fronte al ginocchio. Trattengo per un respiro. Inspiro, riappoggio bene il busto e la testa a terra e espirando lascio andare la gamba. Ancora una volta. Inspiro, ginocchio sinistro al petto. Espiro, sollevo la testa, fronte al ginocchio. Faccio un bel respiro qui. Lento, profondo. E poi mi preparo per la torsione, inspiro la testa attorno a terra, espirando a cavallo la gamba sinistra alla destra, ruoto tutto il corpo sul fianco destro e piego un pochino il ginocchio della gamba distesa per far passare il piede sinistro sotto. Le braccia sono distese ai lati del busto, mi accomodo in questa posizione di torsione. La parte alta è rilassata. Sento l'azione della posizione sulla colonna. Sento e piano ritorno in centro, distendo entrambe le gambe e poi tutte e due le ginocchia al petto, afferro la parte posteriore delle cosce e comincio ad ondolarmi sulla schiena. Il movimento inizia piccolo e poi piano piano si amplia, arrotondo bene la colonna. Sento la colonna scaldarsi con questo movimento e quando l'ho ripetuto alcune volte mi fermo in avanti e mi siedo a gambe incrociate. Raddrizzo bene la schiena, intreccio le dita delle mani dietro la schiena, stiro bene le braccia, sento le scapole che si avvicinano. Se posso, stacco un pochino le braccia dal corpo, altrimenti le lascio vicine. E scendo con il mento verso lo sterno.
Quindi in questa posizione sento gli ischi che premono a terra, la colonna perfettamente allineata, le scapole vicine, le spalle rilassate, la zona della nuca che si allunga. Rimango e respiro qui. Poi risollevo la testa, inspiro, espirando libero la posizione delle braccia. Modifico leggermente la posizione delle gambe, quindi le gambe non sono incrociate, sono una davanti all'altra, la gamba destra davanti alla sinistra. Ruoto con il busto verso sinistra e lentamente scendo a terra. Faccio in modo che i glutei siano ben appoggiati al tappeto, quindi eventualmente posso aiutarmi con dei mattoncini oppure risalgo con il busto. Le braccia sono distese, la schiena è distesa, lascio cadere la fronte verso terra. Sento l'allungamento della parte bassa della schiena. E poi con il prossimo inspiro cammino indietro con le mani ed espirando mi porto in centro. Cambio l'incrocio delle gambe, la sinistra davanti alla destra, il busto ruota verso destra, inspiro e nell'espirazione scendo, allontano bene le mani, distendo le braccia, distendo il più possibile la schiena, mantengo però gli ischi e i glutei ben appoggiati a terra. Mantengo un respiro completo, regolare. Se sento di far fatica a respirare completamente, risalgo un pochino con il busto. E cerco di osservare l'effetto calmante di questa posizione. Piano con il prossimo inspiro risalgo, raddrizzo bene la schiena in centro e poi mi muovo per salire in cane a testa in giù. Piego e stendo le ginocchia in cane a testa in giù. Cerco di ammorbidire il corpo nella posizione. Continuo però a premere bene sulle mani, a distendere le braccia e a distendere la schiena. Poi rivolgo lo sguardo in avanti e a piccoli passi porto i piedi tra le mani. Le ginocchia sono piegate, la pancia è in appoggio sulle cosce, lascio completamente andare il busto e afferro con le mani i gomiti. Sento le piante dei piedi forti a terra. Le ginocchia leggermente piegate mi danno stabilità. Posso abbandonare il busto completamente. Sento farsi spazio tra le vertebre. Libero tensione dalla zona dorsale e cervicale. Piano sciolgo la posizione. Mi porto in appoggio sulle punte dei piedi, le ginocchia si piegano.
e per qualche istante provo a rimanere in equilibrio in questa posizione, appoggiando il dorso delle mani sulle ginocchia. Trovo un punto fermo di fronte a me da fissare. Sento l'attivazione dei piedi. Mantengo qualche respiro, la posizione, sentendo corpo e mente coinvolti, uniti qui. Riporto le punte delle dita a terra, inspiro ed espirando faccio un passo indietro con il piede destro. La gamba è distesa, inspiro, sollevo il busto, sollevo le braccia, espirando stendo la gamba sinistra e inclino il busto in avanti, le braccia sono lungo il corpo. Inspiro, faccio un passo in avanti, Utkatasana, mi siedo, espiro, scendo con il busto giù. E di nuovo, inspiro, piego le ginocchia, salgo sulla punta dei piedi, posizione accucciata, espiro, faccio un passo indietro con il piede sinistro. Inspiro, mi sollevo nell'affondo alto, espiro, stendo la gamba destra, inclino il busto in avanti, braccia ai lati del busto. Con il prossimo inspiro unisco i piedi, piego le ginocchia, scendo indietro con il bacino per la posizione della sedia. Espiro, lascio andare il busto giù, se posso stendo le gambe. Di nuovo, inspiro, posizione accucciata. Espiro, la destra fa un passo indietro. Inspiro, affondo alto. Espiro, stendo la gamba sinistra, scendo con il busto. Inspiro, Utkatasana, unisco bene i piedi e le ginocchia, ruoto il bacino. Espiro, scendo con il busto in avanti. E continuo. Inspiro, posizione accucciata. Espiro, sinistra indietro. Inspiro, busto e braccia su. Espiro, stendo la gamba destra, inclino il busto in avanti, la schiena parallela al tappeto. Inspiro, un passo in avanti per la posizione della sedia, attenzione al bacino. Espiro, scendo con il busto in avanti. Ancora una volta, destra e sinistra, inspiro, posizione accucciata. Espiro, destra indietro. Mi sollevo, inspiro. Espiro, stendo la gamba, inclino il busto in avanti, schiena parallela al tappeto. Un passo in avanti, unisco i piedi e le ginocchia, il bacino è ruotato, l'addome è attivo, inspiro, espiro, lascio scendere il busto in avanti. E ancora una volta, inspiro, posizione accucciata, espiro, sinistra indietro. Inspiro, risalgo. Tutto il busto e le braccia su. Espiro, stendo la gamba destra. Mi muovo in avanti per Utkatasana. Inspiro. Ed espiro, scendo con il busto. Ammorbidisco le ginocchia e con il prossimo inspiro srotolo la schiena, porto le braccia oltre la testa. Espirando unisco le mani al centro del petto. Rimango per un momento qui. Ritrovo il ritmo calmo del mio respiro, posso separare i piedi per una maggiore stabilità. Poi faccio un passo indietro con il piede destro, leggermente apro il piede destro verso l'interno mentre il piede sinistro è rivolto in avanti, mi assicuro che il bacino sia rivolto in avanti,
E poi unisco le mani al centro del petto, inspiro e nell'espirazione comincio a scendere con il busto in avanti, mantenendo la colonna ben dritta. Qua posso aiutarmi con dei supporti, se ho i mattoncini posso mettere i mattoncini sotto alle mani, in modo da mantenere la colonna comunque ben allungata, altrimenti posso portare le mani a terra e cercare di avvicinare bene la pancia alla coscia sinistra. Se voglio mettere alla prova anche l'equilibrio, provo a staccare le mani e a unire le mani dietro alla coscia sinistra. Mantengo l'appoggio di pancia e coscia, mantengo la colonna il più possibile distesa. Cerco di ripartire bene il peso del corpo tra piede destro e piede sinistro. Cercherò di spingere leggermente il fianco destro in avanti e il sinistro indietro. Lo sguardo è all'alluce sinistro. Per ritornare piego il ginocchio sinistro, le mani vanno ai fianchi, con la schiena dritta risalgo, inspiro, espiro qui. E poi porto tutto il peso sulla pianta del piede sinistro, comincio a staccare il piede destro da terra, piego il ginocchio destro e appoggio la caviglia destra al polpaccio sinistro. Una variante della posizione dell'albero, le mani possono rimanere unite al centro del petto oppure posso sollevare le braccia verso l'alto mantenendo i gomiti flessi e i palmi delle mani unite. Ricerco un punto di fronte a me da fissare. Osservo l'appoggio della pianta del piede sinistro a terra. Mantengo comunque il corpo attivo, quindi sollevo la rotula sinistra, sento l'addome coinvolto. La sommità del capo cresce in direzione del soffitto. Con il prossimo inspiro riporto le mani al centro del petto ed espirando appoggio entrambe le piante dei piedi. Resto con i piedi leggermente divaricati. E per un istante immagino il mio corpo nella posizione, come se ancora fosse nella posizione dell'albero. Cercando di sentire gli effetti che questa posizione ha lasciato sul mio corpo. Poi porto indietro il piede sinistro, punto il piede destro in avanti, il bacino rivolto in avanti, unisco le mani al centro del petto, inspiro, espirando scendo lentamente mantenendo la schiena ben dritta, di nuovo posso utilizzare i miei mattoncini sotto alle mani per aiutarmi nella posizione. Posso appoggiare le mani direttamente a terra se ne ho la possibilità. L'altezza del mattoncino ovviamente dipende dalla mia flessibilità. Se voglio mettere alla prova anche il mio equilibrio, posso provare a staccare completamente le mani e unirle dietro la coscia destra. In qualsiasi momento posso tornare a una delle varianti che ho elencato prima. In ogni caso cerco di mantenere la colonna ben distesa, le gambe possibilmente distese. Ripartisco il peso su entrambi i piedi e cerco di spingere il fianco sinistro in avanti e il destro indietro. Piego il ginocchio destro con le mani ai fianchi, inspiro, risalgo ed espiro qui.
Mi preparo a portare il peso sulla pianta del piede destro, quindi divarico bene le dita, magari le riappoggio e poi sposto il peso in avanti, piego la gamba sinistra, appoggio la caviglia sul polpaccio. Le mani al centro del petto unite oppure sollevate oltre la testa. In equilibrio in questa variante della posizione dell'albero, sento di nuovo corpo e mente collaborare, unirsi e aiutarmi a essere pienamente presente. Inspiro, riporto le mani al centro del petto, espirando, riporto entrambe le piante dei piedi a terra. Resto per qualche istante ad occhi chiusi, con i piedi leggermente divaricati, osservando l'alone che questa forma lascia sul corpo e l'energia che da essa si sprigiona. Poi, se ho a disposizione il mattoncino, lo prendo, altrimenti è lo stesso, lo metto tra le cosce, lo stringo bene e scendo nella posizione della sedia. I piedi ben ancorati a terra, le ginocchia non superano le dita dei piedi, il bacino scende indietro e ruoto il bacino in modo da distendere bene la zona lombare e attivare l'addome. Le cosce premono contro il mattoncino, le braccia sono distese verso l'alto. Sento la forza di questa posizione, le gambe ancorate, forti, stabili a terra mentre il busto si allunga e si distende verso l'alto. Una posizione intensa. Sento l'attivazione dell'addome. Respiro qui. E poi sciolgo la posizione, tolgo il mattoncino, lo metto di fronte a me, scendo con il busto in avanti, le ginocchia sono morbide, le mani in appoggio sul mattoncino o anche a terra va benissimo. Nell'inspirazione stendo le braccia, la schiena, le gambe, espando il petto. Nell'espirazione fletto le ginocchia, la pancia va alle cosce, butto fuori tutta l'aria e cerco di tirare l'ombelico verso la colonna. Poi rilascio la contrazione, inspiro, torno a stendere le gambe, la schiena, le braccia, sento il respiro che espande il petto. Nell'espirazione fletto le ginocchia, avvicino la pancia alle cosce, svuoto completamente i polmoni, tiro l'ombelico verso la colonna. Lascio la contrazione ancora una volta. Inspiro, riempio i polmoni, espando. Espiro, butto fuori l'aria. Chiudo il corpo in questa posizione. L'ombelico va verso la colonna. L'addome è leggermente contratto. Mantengo le ginocchia piegate, allungo bene la schiena, inspiro e con la prossima espirazione provo a chiudermi ancora di più nella posizione. Cerco di avvicinare ancora di più la pancia alle cosce, se posso appoggio le mani a terra ai lati dei piedi, se posso stendo completamente le gambe. Gli ischi sono rivolti verso l'alto. Abbandono la sommità del capo in direzione del pavimento, i palmi delle mani premono a terra oppure sui mattoncini.
Il respiro si muove nell'addome. Vai in profondità e massaggia all'interno. Per sciogliere la posizione, piego le ginocchia, porto le mani ai fianchi, inspiro, risollevo il corpo e espirando rilasso le braccia e i lati del busto. Un istante qui, in Tadasana. Se mi giro la testa, non chiudo gli occhi, guardo un punto fermo di fronte a me. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, scendo in avanti con il busto. Punta delle dita a terra oppure mani sulle tibie, inspiro, stendo bene la schiena ed espirando entro in canna testa in giù. Questa volta cerco di mantenere, se possibile, la posizione in maniera statica. Se il corpo me lo permette, scendo con i talloni a terra, altrimenti posso rimanere con i talloni sollevati da terra, le ginocchia piegate e spingere bene la pancia in direzione delle cosce. Quello che cerco in questa posizione è l'allungamento della schiena. Quindi premo forte con i palmi delle mani a terra, sento l'attivazione delle spalle, spingo il bacino in alto e indietro. Sento tutta l'energia e la stabilità che questa posizione mi trasmette. Poi cammino un pochino indietro con le mani, fletto le ginocchia e mantenendo i piedi puntati a terra, scendo con le ginocchia al tappeto. Le mani possono rimanere anch'esse al tappeto davanti alle ginocchia, oppure posso camminare indietro con le mani, appoggiarle sulle cosce e andare completamente a sedermi sui talloni, allungando la schiena verso l'alto. È una posizione piuttosto intensa, può essere che senta fastidio alla pianta del piede, è normale, però è una posizione che ha una profonda azione appunto di allungamento della fascia plantare. È un'azione di stimolazione di tutti i canali energetici che dalla pianta del piede partono, scorrono lungo le gambe e arrivano fino agli organi interni. Scivolo con le mani in avanti, ritorno in posizione di quadrupedia e stendo il dorso dei piedi a terra. Riposo qualche attimo in questa posizione. E poi torno indietro, mi siedo da un lato, libero le gambe. Metto i piedi pianta contro pianta, i talloni sono abbastanza distanti dal bacino, quindi creo una sorta di rombo con le mie gambe. Afferro con le mani le caviglie, inspiro e nell'espirazione scendo con il busto in avanti, portando la fronte in direzione dei piedi. Se la fronte non tocca i piedi, posso utilizzare un mattoncino come sostegno. E posso fermarmi nella posizione in questo modo. Oppure, se ne ho la possibilità, infilo le braccia sotto alle gambe, unendo i palmi al centro e mi chiudo ancora di più in questa posizione. Una posizione che stimola il raccoglimento, il radicamento, il movimento verso l'interno.
Mantengo la posizione con respiri calmi e regolari. E sento la mia attenzione scendere in fondo al bacino. Piano lascio andare la posizione, risollevo il busto, inspiro, allungo bene la schiena, espirando mi aiuto con le mani per chiudere le ginocchia verso il centro. Per la prossima posizione avrò bisogno di alcuni supporti. Mi procuro due coperte e le piego a fisarmonica, in questo modo. Posso utilizzare anche un cuscinone, un paio di mattoncini, una sedia addirittura potrebbe andare bene. La posizione che andiamo a fare è all'asana, la posizione dell'aratro. Quindi lentamente scendo a terra appoggiando la schiena. Le spalle si appoggiano sulle coperte. La testa invece rimane fuori dal supporto, quindi rimane appoggiata sul tappetino, mentre le spalle sono appoggiate sulle coperte. Ripiegata fisarmonica. Sollevo anche il bacino e appoggio un mattoncino di piatto sotto al bacino in modo da dare la stessa altezza a bacino e spalle. Vado a sollevare le gambe verso l'alto per la posizione del pilastro e questa potrebbe anche essere la mia posizione nel caso in cui abbia problemi alla zona cervicale. Mi fermo qui, mantengo questa posizione per qualche respiro. Una variante intermedia è quella di sollevare il bacino da terra, mantenere le ginocchia piegate in direzione della fronte e supportare bene la schiena con le mani. Anche qui, se la variante di Alasana, quindi stendere completamente le gambe indietro, è troppo, posso rimanere. Altrimenti distendo le gambe e posso utilizzare il supporto posizionato sotto alla testa per appoggiare i piedi. Il supporto potrebbe essere appunto un cuscinone, dei mattoncini, addirittura la seduta di una sedia. Se sento di poterlo fare, posso appoggiare i piedi a terra. Le punte dei piedi a terra e a questo punto posso staccare le braccia dalla schiena, distenderle a terra intrecciando le dita. In questo modo sono nella posizione di Alasana completa e in generale, una volta che il corpo è nella posizione che ho scelto, torno a respirare regolarmente. E lascio che il respiro calmi e rilassi la mente. Lascio che la posizione agisca andando a stimolare gli organi interni. La sensazione è ovviamente quella di un forte raccoglimento. Se la compressione risulta eccessiva, lascio andare la posizione. Per sciogliere la posizione, lascio l'intreccio delle dita, appoggio i palmi delle mani a terra, le ginocchia si piegano e lentamente, attivando l'addome, riporto una vertebra per volta a terra. Quando la schiena è completamente a terra, appoggio bene le piante dei piedi. Tolgo il mattoncino da sotto il bacino e posso togliere i supporti e far scivolare completamente il corpo a terra.
una piccola controposizione, appoggio i palmi delle mani sotto i glutei, avvicino bene i gomiti al busto, fletto i gomiti e ruoto la testa indietro andando ad appoggiare la sommità del capo a terra. Il peso è sui gomiti, quindi il peso sulla sommità del capo è minima. Dopo aver compresso, chiuso la zona della gola con questa posizione, andiamo a riaprirla. Poi sciolgo, ritorno con la testa ben appoggiata a terra, le braccia ai lati del corpo, divarico un pochino le gambe ed entro nel mio Shavasana. Mi accomodo nella posizione e rilasso ogni muscolo. Dalla pianta dei piedi percorro con consapevolezza il mio corpo. Ad ogni espiro lo sento più pesante. Lascio fluire il mio respiro naturale, mentre abbandono ogni controllo sul corpo. Le braccia appoggiano morbide ai lati del corpo, i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Rilasso le gambe e sento le punte dei piedi cadere piacevolmente ai lati. Basso ventre e bacino sono liberi da tensioni. Il respiro scivola lento e profondo nell'addome. Un ritmo che culla e pacifica. Inizio a muovere le dita delle mani e dei piedi, faccio qualche rotazione con i polsi, le caviglie, porto le braccia oltre la testa e con delle inspirazioni ed espirazioni profonde allungo le braccia e le gambe. Poi piego le ginocchia, mi porto in appoggio sul fianco. Sono qualche istante in questa posizione con gli occhi ancora chiusi. Poi mi aiuto con le mani per risollevarmi e riportarmi in posizione seduta. Posso utilizzare un supporto come un mattoncino sotto ai glutei,
per essere un po' più comoda nella posizione. Appoggio la mano sinistra di taglio all'altezza del basso ventre, la punta delle dita della mano destra a terra. Inizio a respirare lentamente e consapevolmente, portando l'attenzione al movimento interno del respiro. Nell'inspirazione sento il diaframma scendere, l'addome espandersi, i polmoni si riempiono di aria. Nell'espirazione l'aria lentamente esce dalle narici, il diaframma risale, l'addome rientra. Quando sento il respiro scorrere fluido all'interno del mio corpo, posso immaginare di inspirare dalle dita della mano destra. L'aria arriva fino alla sommità del capo. Nell'espirazione l'aria scende lungo la colonna fino all'addome e alla mia base. Nell'inspiro assorbo energia vitale dalla terra. Nell'espiro lascio che questa energia si raccolga all'interno di me e mi rigeneri.
Lascio andare il mudra delle mani, riporto le mani sulle gambe. Con gli occhi ancora chiusi osservo per qualche istante l'eco della pratica appena fatta, che mi lascia una sensazione di stabilità, calore e calma interna. La mente è tranquilla. Grazie per aver praticato con me. Namaste.